Puntata di Sport Paper TV, tutto in 90 minuti, anche se io ci tengo a dirlo, 90 minuti sono un po' pochini, ogni volta ci ritroviamo stretti con gli argomenti perché abbiamo sempre tanto di cui parlare. Questa sera in particolare parleremo ovviamente della nostra nazionale impegnata in Germania in un match fondamentale per la qualificazione ai prossimi Europei 2024, i quali sia l'Italia sia gli italiani non possono fare a meno di questo e molto altro, perché poi ci sarà da commentare anche ovviamente la prossima giornata di Serie A. Ne parleremo insieme a me, insieme ai miei ospiti. Vado subito a presentare la mia Raspadori e Frattesi. Sono andati comunque vicini al gol, ma ancora il risultato è fermo sullo 0-0. Io ero in quel dello Stadio Olimpico. Ci tengo a dire che 56.000 persone per vedere l'Italia sono stato un gran bello spettacolo. Chiaramente l'atmosfera è più sobria, è più tranquilla, molte famiglie, molti bambini. Si dovrebbe fare una curva anche per l'Italia, che poi dalla curva Parma dovrebbe quantomeno scalzare Mourinho, che invece sta chiedendo il rinnovo. Di questo poi parleremo anche in corso di trasmissione, perché è un po' una figura nuova quella di Mourinho che chiede un rinnovo. È vero che ci possono essere dei cambiamenti nella carriera, no? Quando comunque si cresce con l'età, si possono fare anche nuove scelte, perché Mourinho solitamente non dura neanche 3 stagioni, ce lo ricordiamo in passato dove molla magari la squadra a metà stagione se poi non consegue i risultati desiderati. Addirittura pensare una quarta stagione, dice Mourinho sulla panchina giallorossa, un po' stupisce. Forse anche una maniera, a proposito di comunicazione di Spalletti, cioè siamo risultato sempre fermo sullo 0-0 per quanto riguarda la nostra nazionale, e in nazionale anche grazie a Di Marco, che è secondo me uno dei giocatori più in forma dell'Inter. C'è uno Stefano Sciarawy che va in gol in quel dello Stadio Olimpico con la maglia della nazionale, facendosi trovare sempre pronto. Appunto, faceva la Coppa UEFA, l'attuale Europa League, con tanti, tanti giocatori che ricordiamo rimasti indelebili nella mente sia dei romanisti sia di chi ama il calcio. A chi farebbe comodo? Chi farebbe comoda questa Roma di oggi? Ricordi prima con Rocco, che è qui presente in studio con me, parlavamo insomma di giocatori. Poi è chiaro che accade in corso In corso d'opera, d'opera, no? sì. Perché comunque il lavoro da fare si sente molto spesso di alcuni giocatori acquistati anche d'estate che arrivano a gennaio. Ne so, io magari parlando in casa Roma, a Awar ancora si deve abituare, Ndicka ancora non è entrato nel meccanismo, e sono a Roma da luglio. Quindi un mister che prende una squadra come Mazzarri con un'eredità pesante come quella di un terzo scudetto è È veramente vero, un grande Roberta, atto di però coraggio. sì, però è vero che lui conosce benissimo. La politica dei prezzi dei biglietti, no? Esatto. Alla Roma hanno fatto dei pacchetti, cioè al di là del fatto che ci sia Mourinho, che è una grande attrazione, che ha portato non so quanti sold out, ho perso veramente il conto, sono stati bravi anche loro comunque ad avere un occhio di Sì. riguardo per i prezzi. Dopo il lockdown sono stati i primi ad aprire. Buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì prossimo 21:30, sempre qui sul canale 14 di Radio Roma Television con Sport Paper TV. Buonanotte a tutti, ciao.